Alessandro Lanzafame, il responsabile, il general manager della società che organizza Sposi in Love alle Ciminiere. Ecco, un risultato importante, un grande successo, grande partecipazione e diciamo che c'è anche soddisfazione per quello che avete fatto stasera. Sì, diciamo che Sposi in Love si conferma una fiera di settore, appunto, di riferimento per le coppie di futuri sposi, una fiera che abbraccia questo mondo a 360 gradi con le eccellenze di questo settore delle aziende presenti in fiera. Sono 5 giorni in cui chiaramente le coppie riescono a trovare all'interno della manifestazione e riescono a farsi anche già un'idea in modo da poi fare già una selezione a monte, così ecco che diventa anche un po' più concreto, diciamo, il giro successivo, che poi è quello della concretizzazione, ecco, nelle varie strutture. Non vengono solo le coppie, ma chiaramente anche le grandi aziende sono interessate a assolutamente sì, anche perché devo dire che tra l'altro oggi diciamo, la fiera della sposa non abbraccia solo le future coppie di sposi, la fiera della sposa oggi abbraccia tutto ciò che vogliono fare eventi, dai 40esimi ai 18esimi ai compleanni, un po' tutto, quindi oggi le strutture si prestano anche a questo mercato, che chiaramente è diventato ormai un mercato importante. E poi non è solo ad appannaggio dall'abito da sposo o all'abito dello sposo, ma oggi c'è la cerimonia donna, c'è la cerimonia uomo, quindi chiaramente tutto questo è possibile trovarlo in fiera. Ecco, si parla di crisi del matrimonio, ma delle nozze, ma no. È vero oppure è soltanto una... Probabilmente la crisi del matrimonio riguarda la fase successiva, sicuramente non la fase precedente, perché è un settore in questo momento trainante. Il mondo del wedding, diciamo, ha avuto un incremento negli ultimi anni circa del 30-40% del fatturato, diciamo, globale, ed è diventato uno dei settori più importanti dell'economia nazionale, perché muove un indotto. La Sicilia, tra l'altro, in questo senso è anche meta ormai del wedding destination, stranieri che si vengono a sposare qui. Questo significa indotto anche turistico importante. Un esempio che le posso dire sono matrimoni che oscillano dai 150 fino ai 400 invitati, che vengono un po' libanesi, israeliani, americani, inglesi, e questo chiaramente nelle varie parti della Sicilia Bella, Val di Noto, Taormina, eccetera eccetera, e questo porta chiaramente un indotto economico non indifferente. Quindi un successo che è certo e che continuerà anche per il sì, futuro, sì, a organizzare questo devo dire sicuramente è una cosa che continuerà, ancora si vive sull'onda di questo, ma anche perché al sud tra l'altro il matrimonio ancora è una cosa molto sentita. Sappiamo benissimo che ancora da noi i genitori in questa fase si impegnano molto affinché il figlio, la figlia, diciamo, si sposi anche in un certo modo. Poi alla fine ognuno con i propri budget di riferimento, chiaramente, no? Ci si può sposare con poco, ci si può sposare con moltissimo, ognuno poi fa i conti, come si dice, con la propria tasca.